Salve ragazzi e benvenuti a questo primo episodio di The Talking Geek per la stagione 2013, episodio inaugurale, sia chiaro. Il 2012 è stato sicuramente un anno importante in campo videoludico perché è stato farcito all'inverosimile di titoli originali come Journey per PS3, The Last Story per Wii, Dishonored, indie game come Slender e vari sequel a vari brand che hanno bene o male lasciato il segno. Max Payne 3, Resident Evil 6, Assassin's Creed 3, tanto per dirne alcuni, Mass Effect. È uscita la Wii U e la PS Vita, ma tra vari Resident Evil, Max Payne, Assassin's Creed vari, solo uno è riuscito a meritarsi l'encomio di miglior titolo del 2012 e non è nessuno di questi. È The Walking Dead, sviluppato dalla Telltale Games. Ah, sì, lo so, tanti lo snobbano perché non è un titolo che c'ha una graficona, il gameplay non è niente di innovativo, è tutto in inglese, esistono le patch. O altri lo snobbano semplicemente perché è un titolo fatto a episodi, aspetti che siano usciti tutti e il problema l'ha risolto. E sempre queste persone si lamentano del fatto che gli sia stato affibbiato il titolo di gioco dell'anno perché secondo loro una casa di produzione di videogiochi non mondialmente conosciuta come una EA Games, una Ubisoft o una Capcom o una Konami non meritava di avere un gioco che restasse semplicemente un prodotto di nicchia, in quanto si sta parlando anche di un gioco basato su un brand, che è appunto The Walking Dead. E si sa tutti la fama che hanno i giochi tratti da brand. Ma The Walking Dead è un titolo speciale perché ci dimostra come videogiocare stia cambiando, si stia evolvendo, creando situazioni, storie in grado di coinvolgerci in prima persona in ciò che sta succedendo nel più umano dei modi possibili, ovvero le emozioni. Ma parliamo della trama. The Walking Dead è un gioco che vede un gruppo di persone combattere per la propria sopravvivenza in un mondo all'inizio di un'apocalisse zombie. Ogni personaggio è ben caratterizzato, ha la propria storia e la loro storia si evolve in base a quello che tu decidi di fare nel gioco. Puoi essere una merda, puoi essere una brava persona, puoi essere un menefreghista, cioè il divertimento è veramente assicurato. I protagonisti indiscussi di questo gioco sono Lee Everett, un afroamericano sulla via della prigione, e una bambina, Clementine. Nel corso della loro storia incontreranno varie situazioni, vari personaggi, chi più importanti, chi meno importanti, che si porteranno dietro per tutto il trascorrere dell'avventura. The Walking Dead è una merda, ma non nel senso che fa cagare. È un gioco che ti fa sentire una merda. Ma proprio una merda, ti fa star male, non ti fa dormire la notte per le decisioni che prendi, volontarie o involontarie, perché a volte non hai nemmeno il tempo di fare la scelta giusta, tanto che ti fa calare all'interno della vicenda, in situazioni dove non, neanche se tu fossi veramente lì dentro avresti il tempo di pensare alla scelta giusta da fare. E la cosa bella di questo gioco è che tutto è determinante, devi pensare bene a quello che fai, a quello che dici e a quello che succede, perché tutto, e ripeto tutto, intorno a te cambierà in base alle tue scelte. Quello che mi ha colpito maggiormente di The Walking Dead è come la storia originale di per sé riesca a essere fedele alle ambientazioni del fumetto. Ritroveremo personaggi che abbiamo già conosciuto nei fumetti e in questo caso anche nella serie TV, a parte uno, Sean Green, che è morto nel fumetto ma lo vediamo morire qua, e Glenn, che Glenn ci deve stare per forza dappertutto, eh? C'è da dire comunque che questo non è un gioco per tutti. L'assenza di una grafica iper mega dettagliata di nuova generazione è compensata dalla piena emotività dei personaggi. In tutto il 2012, credetemi, non ho visto mai personaggi caratterizzati come questi. Te li caratterizzi te, in poche parole. In base, appunto, come ho già detto, alle scelte che fai. Alcuni saranno tuoi amici, altri saranno degli emeriti sconosciuti. Alcuni amici si trasformeranno in nemici, in veri e proprie merde. Però a pensarci bene, a discapito di quanto ho detto prima, qualcosa mi ha fatto anche storcere il naso a livello di trama. Perché è vero, sì, noi vediamo i personaggi cambiare in tutto l'arco della trama e le nostre scelte saranno determinanti, però forse alcune sono un po' troppo pilotate. Alcuni personaggi devono morire. Alcune cose devi per forza farle in una certa maniera. E forse quello è una nota un po' negativa del gioco, ma se vogliamo dirla tutta, è ben compensata dalla vastità delle cose che puoi fare. Un'altra nota negativa forse è anche il gameplay. Anzi, togliamo il forse, è il gameplay. Perché per i possessori della versione PC come sono io, a volte riesce difficile premere il tasto giusto al momento giusto in una situazione di estremo pericolo. Perché ti guardi intorno. Ok, a volte devi cliccare, a volte devi premere rapidamente un tasto.
a volte un altro, a volte semplicemente, io parlo anche un po' per la mia esperienza personale, che la rotellina del mouse mandava a puttane. E allora dovevo cercare il tastino sulla tastiera. Dobbiamo pensare anche a questo, meno male. Che forse un gameplay su PC non è particolarmente ben congegnato. A differenza del titolo precedente della Telltale Games, che è Jurassic Park, che bene o male aveva meno possibilità di interattività a livello di personaggio nel gioco, ma era più immediato a livello di punta e clicca, cioè di gameplay di un punta e clicca. Qua ci ritroviamo a un altro stile di punta e clicca, siamo in uno stile più attivo, più interattivo di punta e clicca. E forse poteva essere pensata meglio. Una nota pesantemente negativa che mi sono scordato di dire è che il gioco purtroppo è completamente in inglese. Ok, non che per me sia un problema, ma io mi metto nei panni di chi non è che sappia benissimo la lingua inglese. Come può pretendere di capire qualcosa dal gioco, quantomeno per il poco che capisce di starci dietro e di fare le giuste decisioni, in quanto, non ho detto prima, ogni decisione che fai ha un tempo, che è massimo e minimo. A volte le scelte le devi fare in archi di tempi di 1-2 secondi, proprio al massimo, e devi stare a leggere quello che devi rispondere. Ma fortunatamente un gruppo di impavidi ragazzi ha tradotto il gioco per PC per noi, poveri mortali. E sto parlando dei ragazzi della Cribiolab. Metterò il link qua sotto così che tutti possano beneficiare di questo stupendo lavoro che hanno fatto questi ragazzi. E ci si sono veramente persi, quindi io non posso nemmeno immaginare quanto ci abbiano ammattito. Perciò, grazie ragazzi. Beh, per adesso è tutto ragazzi. Vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia piaciuto. Abbiate clemenza perché è la prima volta che mi cimento in questo tipo di cose. Anche se non sono stato puramente naturale o quanto meno fluido nel dire le cose, è perché sono, per la maggior parte dei video sono andato improvvisando, non ho avuto una scaletta dettagliata su cosa dire e cosa non dire. Beh, ci ho provato, speriamo vi sia piaciuto il video, e se vi è piaciuto il video iscrivetevi qua sotto o qua sopra, non me lo ricordo dov'è, nella nuova interfaccia di YouTube. E che dire, al prossimo video ragazzi, grazie di tutto e ciao.